andasse di contribuire un pochino alla mia rata, così, ogni tanto, capito, ti fai sentire che paghi la rata. Ci vuoi iniziare a tirare queste macchinine? No, io vorrei, prima di giocare, possiamo introdurre il prossimo ospite, Divina? Sì, perché direi proprio di sì. Di invitare anche il vicepresidente del MOIGE, Elisabetta Scala, così un po' da contraltare. Sentiamo... Il movimento italiano dei genitori, il MOIGE è attento, crea un filo tra le famiglie e, il, e tutto quello che accade. E quindi. Qua direi che mosso solo Swarovski tuoi, cara. E il MOIGE è anche molto attento a quello che accade in TV. Esatto. Che sì, certo. Si fa in TV. Vogliamo chiedere al MOIGE di giudicare questo momento che abbiamo appena trasmesso? Domani intanto faremo la premiazione dei programmi Family Friendly alla Camera dei Deputati, quindi... E ci sarà premiato con le brave ragazze! Ci sarà qualcuno, che emozione! Sì. Elettra, quanti anni hai? Me lo ricordo? 23, quindi... Come mio figlio più grande, il mio più grande ha 23 anni, sì, poi ce n'ho uno di 21, una di 17, quindi, ancora 18 quindi, anni, e una di 14. Ah, quindi sì, diciamo sì, la fascia, il ventaglio dai 14 in su. Maschio e femmine, ho tutte le categorie. Ma entriamo nel vivo, cioè vogliamo un parere, adesso figli a parte che va benissimo, vogliamo un parere su questo momento, su questa situazione, che cosa ne pensa onestamente? Io sono stata abituata a non giudicare mai le persone, certo, quindi, questa è già una grande cosa, soprattutto dall'aspetto, per cui non lo farei mai, ci mancherebbe altro. Certo, ai miei figli insegno che non è l'apparenza la cosa più importante, diciamo, che loro devono farsi apprezzare innanzitutto per le loro qualità, per la loro personalità, e quindi tante volte gli insegno che pur nonostante abbiano, grazie a Dio, ringrazio veramente il cielo, anche una bellezza fisica, perché sono dei bei ragazzi. E non è quella per cui si devono far giudicare dagli altri, mettere in primo piano. Addirittura quando escono, le mie figlie piccole escono di casa, sono i fratelli molto attenti alla gonna, alla lunghezza della gonna. Controllano. Controllano.